Siamo al Jolly Hotel Ambasciatori e sta per iniziare una riunione conviviale del Lions Club Torino Principe Eugenio, una riunione particolare perché saranno attribuiti dei premi di una borsa di studio. Qui con noi c'è il presidente del Lions Club. Buonasera a tutti, sono Lidia Danisi, presidente del Lions Club Torino Principe Eugenio. Questa sera sono veramente orgogliosa che ho la possibilità di consegnare queste borse di studio a tre ragazze veramente meritevoli. Diciamo anche la borsa di studio come si chiama, chi è dedicata? Certo, certo, la borsa di studio è intestata alla dottoressa Seimandi, la figlia purtroppo sfortunata di un nostro socio al quale abbiamo dedicato la borsa di studio. La realizzazione di tutto questo è stata comunque resa tale grazie anche al past president Alfonso Aliperta. Ecco, come è nata questa iniziativa? Beh, questa iniziativa è nata con l'idea di Roberto Seimandi, il nostro socio, che ha voluto dedicare alla figlia scomparsa, Raffaella Seimandi, proprio questo tipo di borsa di studio. Un'idea meritevole e lodevole che il club ha sposato ed abbracciato con entusiasmo. Il lavoro che io e il presidente attuale abbiamo portato alla fine è il lavoro del club che è durato diversi anni per la raccolta dei fondi di questa borsa di studio. Ringrazio il club per averlo fatto, Roberto Seimandi per l'idea e naturalmente mi complimento con le candidate che hanno ottenuto questa borsa di studio. Tra le altre cose, la prima annotazione sono tre donne che sono assolutamente in tendenza rispetto agli standard attuali della professionalità, dei risultati nello studio, vero? Diamo la parola a lei che è una donna. Effettivamente devo dire con orgoglio che sono tre donne e che hanno dimostrato col loro studio, col loro impegno di meritare veramente tanto questo riconoscimento e noi siamo veramente felici di poterglielo conferire. Grazie e buona serata. Grazie a voi. Con noi c'è il dottor Roberto Seimandi che è il papà della dottoressa Seimandi a cui è dedicato questo premio che sta per essere consegnato. Cosa prova in questo momento? Una domanda un po' retorica, un po' forse nemmeno troppo brillante, però ce lo deve dire. Quando vengono dati questi premi è certo una certa emozione a me e a tutta la mia famiglia, evidentemente c'è. Io spero che lassù Raffaella che veda queste cose e spero che le giovani laureate possano seguire un esempio che lei aveva dato all'interno della facoltà di iniziative di umanità e quindi... Se ci dovesse definire con due frasi brevi sua figlia, che cosa direbbe come prima cosa? Ma era una ragazza con una fortissima sensibilità verso gli altri e quindi aveva collaborato già a suo tempo con CCM che poi le altre mie figlie hanno continuato a collaborare e quindi la sua sensibilità di tipo medico sanitario soprattutto per i bambini è stata quella che tutti quanti hanno apprezzato di più. Tra le altre cose è morta in Africa durante una missione umanitaria. Era un viaggio non proprio umanitario nella misura in cui volevamo festeggiare, c'eravamo anche noi su un altro aereo e purtroppo è caduto il suo e quindi stava finendo ed era il premio per la sua laurea, insomma, questo era stato... Però c'è una cosa molto bella da un punto di vista umano, diciamo così, il premio viene dato a tre ragazze. E in fondo è la continuazione. Esatto. È come un passaggio di testimoni. Assolutamente, è proprio questo il senso. Quando fu istituita da Gabriella Massa, che purtroppo è mancata qualche giorno fa, era proprio questo il senso di voler continuare a dare un esempio e uno stimolo alle giovani laureate di perseguire certi principi a cui si crede ancora. Ecco. La ringrazio, dottore. Arrivederci, buona serata. Grazie. Con noi c'è la dottoressa Ivana Garione, che è segretario dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Torino, che ha sponsorizzato sin dall'inizio questo premio. Perché l'Ordine ha speso, diciamo così, la sua credibilità
e il suo impegno in questa iniziativa. Allora, noi ci siamo impegnati in questa iniziativa non economicamente, in quanto il premio è dei Lion, non è nostro, però dal punto di vista dell'organizzazione abbiamo anche utilizzato tutti i nostri mezzi di comunicazione per questo premio, sia il sito web, il nostro portale, il nostro cartaceo, il nostro mensile cartaceo. E inoltre abbiamo anche nominato la commissione giudicatrice, scegliendo veramente una commissione veramente notevole, in quanto ne fa parte il preside della facoltà di medicina, la professoressa Massaglia, che è una docente in neuropsichiatria infantile, certamente un nome notevole, uno dei nomi più notevoli della neuropsichiatria, e la dottoressa Bagnasco, anche lei una nota neuropsichiatrica, psichiatra che lavora al Martini. Inoltre, questo perché lo abbiamo fatto? Lo abbiamo fatto perché noi riteniamo che veramente ci sia stato da parte dei Lion nell'istituire questo premio una manifestazione di grande sensibilità per due motivi, sia perché vengono premiate delle giovani dottoresse, dando loro un aiuto economico per il loro, che gli permetterà così di affrontare più serenamente il proseguo dei loro studi, e perché questo rappresenta un atto di grande solidarietà nei confronti dei giovani, i quali sicuramente hanno un futuro professionale molto più difficile rispetto alle vecchie generazioni. Quindi questi sono due aspetti importanti. Inoltre riteniamo che effettivamente onorare la memoria di una persona come la dottoressa Seimandi, che ha fatto veramente molto nella sua giovane vita, chissà quanto avrebbe fatto se poteva continuarla, per azioni di solidarietà concreta nel confronto della persona fragile, ecco, il modo migliore possa essere questo. Il fatto che ci siano tre donne adesso ad aver vinto questo premio, questo direi che è molto significativo, è quasi un passaggio dalla Raffaella a queste giovani ragazze, diciamo un passaggio ideale. Significativo anche il fatto proprio delle donne, sappiamo che oramai le neolaureate, la percentuale di donne è in continuo aumento, ormai supera il 50%, perché nel nostro grande mondo medico sicuramente il futuro sarà rappresentato poi nella sua maggioranza dalle donne, che sempre più si stanno affermando. E con risultati migliori rispetto agli uomini. Esatto, sì, effettivamente si laureano con risultati molto migliori. Poi purtroppo però i posti direttivi però rimangono in mano, saldamente in mano. Vabbè, comunque, nel futuro necessariamente... È una bella pietra di fondazione però per il futuro. Certo, certamente. Buona serata anche a lei. Grazie. Dottoressa Chiara Davico, lei è una delle tre premiate, il titolo della sua tesi premiata è Le malattie rare, studio di una popolazione pediatrica con particolare riguardo alle patologie neurologiche. Come è nata questa tesi e perché questo titolo? Ma perché le malattie rare prese singolarmente sono appunto delle patologie rare e a volte rarissime. E nel complesso, prendendole tutte insieme, sono un problema frequente, e per cui spesso si va incontro a dei ritardi di diagnosi perché, essendo patologie rare, non sono conosciute, e mi sono soffermata sulle patologie rare che sono più frequenti in età pediatrica, in particolare le patologie neurologiche. Questa tesi cosa le è servita per accedere a quale tipo di profilo professionale? Sto facendo la scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile da un anno e sono molto contenta. Complimenti e auguri. Elena Giuliani? Ecco, Elena Giuliani, la PRESS e le complicanze neuropsichiatriche in corso di trattamento farmacologico nei pazienti oncoematologici in età pediatrica. Allora, doveroso spiegare che cosa vuol dire PRESS. Esatto. Allora, la PRESS è un acronimo che significa Sindrome d'Encefalopatia Posteriore Reversibile. È un'entità scoperta relativamente da poco, soltanto nel 96, che si può sviluppare nell'ambito di varie condizioni cliniche, tra cui appunto in corso di chemioterapia antineoplastica. Che difficoltà ha avuto nel fare questa tesi? Ma devo dire che sono stata aiutata dalla professoressa Boffi, che è stato un valido sostegno.
abbiamo analizzato tutti i casi che si sono verificati nel nostro centro, che è appunto l'ospedale infantile Regina Margherita. Quanti sono questi casi? I casi di press sono stati 7 nella tempistica analizzata nel mio studio. Nel frattempo lo studio sta continuando, intanto abbiamo raccolto già 11 casi. La cosa importante è soprattutto riuscire a individuare delle implicazioni terapeutiche, insomma. Complimenti anche a lei, perché è chiaramente sperimentale questa tesi. Sì. Complimenti anche per aver vinto questo premio importante. Se gentilmente cede il passo alla sua collega. Allora, Daniela Bechis, il titolo della sua tesi è Disturbi del comportamento alimentare in età preadolescenziale. Come mai è un argomento che è l'unico di questi davvero veramente comprensibile? Ma è perché si è visto che i disturbi del comportamento alimentare solitamente si credeva insorgessero in età adolescenziale, mentre invece si è visto che sono in aumento i casi nei bambini piccoli. E quindi abbiamo indagato i bambini piccoli, così di sotto degli 11 anni di età. Abbiamo analizzato i ricoveri che ci sono stati dal 2002 fino al 2008 di bambini con età inferiore agli 11 anni che sono stati ricoverati nel reparto di neuropsichiatria qua a Torino. Il dato più importante che emerge dalla sua tesi è che c'è un aumento di questo tipo di patologia, si può dire patologia? Sì, anche un abbassamento dell'età di insorgenza della patologia. E questo secondo lei a che cosa è dovuto? Ci sono vari fattori che concorrono a fare sì che, cioè che l'età di insorgenza diminuisca sempre più, aspetti sia sociali che anche relazionali, insomma. La ringrazio molto e complimenti per la vincita del premio. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Buonasera e buona serata. È con noi l'ex preside o past preside della Facoltà di Medicina, Giorgio Palestro. Tre allieve brillantissime. Sì, tre allieve brillantissime e siamo contenti che tutte e tre siano, in principio sembrava che ci fossero fondi solo per due, poi in realtà siamo riusciti la fondazione a trovare proprio la quadratura, a premiare tutte e tre. Tre meritevolissime e un messaggio direi importante, perché lo sappiamo, è una piccola goccia nell'oceano così di quelle che possono essere le necessità, le aspettative, però quelli bravi sanno che ogni tanto c'è qualcuno che pensa anche a loro. E poi è bello anche questa, perché tu sei anche consigliere dell'Ordine dei Medici di Torino, e quindi è bella questa saldatura tra Ordine dei Medici, Università, mondo delle associazioni esterne. Questo sì, anche questo è un passaggio importante, ecco. È un collegamento fra vari tipi di istituzioni che convergono verso obiettivi che sono comuni. Insomma, sempre più case di vetro in giro e sempre meno torri d'avorio. Così, diciamo così, sì. Buonasera. Speriamo che siano casi di vetro resistenti. Sì, speriamo di sicuro. Buona serata anche a te, professore. Grazie, ciao. Grazie.